chiaramente possibile, non è chiaramente possibile il fatto di riuscire a fare la trasmissione in un quarto, in 3 quarti d'ora soltanto. Comunque, vabbè, questa è la situazione che abbiamo. Allora, prendiamo un attimino i discorsi. Già Francesco vi ha illustrato che a breve c'è la conferenza della Occidente, adesso non ho neanche più i dati per dirlo, che si terrà a Saonara sul libro La magia dei Celti. E naturalmente questo qua avverrà il 10 febbraio di sera. Comunque, in ogni caso, la prossima trasmissione vi darò dati più precisi. Per quanto riguarda, inizio immediatamente la trasmissione di questa sera, che dovevamo parlare della percezione extrasensoriale. E essenzialmente il tema principale che affronteremo questa sera è l'empatia e le relazioni sociali. Il discorso sull'empatia è un discorso che sta prendendo sempre più piede all'interno della scienza. In pratica, ciò che apparteneva alla stregoneria, cioè alla capacità dell'uomo di alterare la percezione e di leggere il mondo in maniera diversa da come il mondo si presentava, era fino a poco tempo fa vista in maniera abbastanza strana. Poi cosa è successo? È successo che le analisi scientifiche hanno cominciato a capire che invece la forza empatica, cioè la forza che lega l'uomo al mondo che lo circonda, era una delle forze basi dell'uomo e era una forza che regolava le sue emozioni. Analizzata questa all'interno della relazione fra madre e feto, ci si è accorti che l'interazione del mondo madre con il feto avveniva proprio per questioni empatiche. Non solo la madre al momento della gestazione riorganizzava tutta la propria struttura cerebrale, tutta la propria struttura fisica, cioè praticamente il mondo oggettivo del feto, ma si creava un'interazione fra madre e feto anche in mancanza di quelli che erano i recettori neuronali relativi ai sensi dell'individuo, cioè i sensi arrivavano dopo, e di questo ve ne avevo già parlato nell'ultima trasmissione che vi ho fatto sulle percezioni extrasensoriali. Bene, e il secondo capitolo della percezione extrasensoriale parleremo di empatia e relazioni sociali. E una delle capacità più importanti della stregoneria è la capacità di percepire le esigenze che ha il mondo che ci circonda. Cioè, in pratica, chi pratica stregoneria mette in armonia e in relazione ciò che egli è, ciò che egli percepisce, ciò che egli vuole, ciò che egli sente, in relazione a ciò che vuole, a ciò che sente, a ciò che è il mondo in cui vive. In pratica, la pratica del crogiolo stregone porta a risvegliare, usiamo pure questo termine, dentro l'individuo la capacità empatica che aveva fin dalla nascita, cioè fin dal momento stesso in cui l'ovulo era, il spermatozoo era entrato nell'ovulo. La prima forma per capire, per leggere, per relazionarsi col mondo è la capacità empatica. E la pratica della, e siccome questa capacità viene assordata da quello che sono i fenomeni che arrivano attraverso i sensi e quello che è la riorganizzazione cerebrale, diciamo che le pratiche del crogiolo dello stregone la risvegliano e le persone entrano in sintonia col mondo. Ora, apparentemente qualcuno potrebbe dire, ma non è una capacità extrasensoriale, e invece è una delle capacità extrasensoriali più importanti. E vi ricordo che questa capacità empatica latente è presente in tutti gli individui, tant'è che tutti gli individui scoprono ogni tanto di capire delle cose del mondo che non hanno nessun aggancio col loro ragionamento, con la loro conoscenza. Cioè, in realtà tutti gli individui potenzialmente sono in sintonia assoluta con il mondo in cui vivono, però poche persone sono attente a questa sincronicità che c'è fra loro e il mondo in cui vivono. Molte persone vengono educate ad assordare questa loro capacità e questo loro sentire il mondo che gli sta attorno. Naturalmente questa capacità empatica
si esprime molto meglio quando le emozioni sono molto forti e molto vive. Per esempio, quando le persone si innamorano, questa capacità empatica si fa sentire in maniera molto forte nell'innamoramento. Addirittura c'è una fusione con la donna o l'uomo che si amano, per cui c'è un'interazione praticamente totale e praticamente assoluta. E lì la capacità empatica si fa sentire in maniera molto forte. Cioè, praticamente la capacità empatica è legata indissolubilmente alle emozioni e alle relazioni che noi con le emozioni costruiamo col mondo. Questo che avveniva nella pancia della madre avviene anche nella società e avviene anche nelle relazioni sociali. E alcune ricerche che sono state fatte specialmente nell'ambito di alcuni giochi, giochi di società, giochi di partecipazione delle persone, hanno messo in rilievo come ci siano delle relazioni diverse, delle reazioni anche neuronali, di connessioni di piacere nelle persone quando potevano mettere in atto certe azioni anziché altre. Questa è la capacità empatica che si sviluppa, scusate, all'interno delle persone e sollecita le persone ad agire in un certo modo attraverso il principio del piacere. Bene, empatia e relazioni sociali. L'inizio della vita fetale è fondato sulla percezione costruita mediante la relazione empatica. L'empatia si trasferisce sul tatto e si esprime nella vita sessuale, ma la vita sessuale non è soltanto l'atto sessuale, ma un insieme di relazioni delle quali l'atto sessuale è un aspetto. L'empatia è la capacità del soggetto di interagire in maniera diretta con il mondo in cui vive. L'empatia, quando si trasferisce nei sensi, come oggi sono divenuti nella specie umana, continua ad essere un senso di relazione fra sé e il mondo in cui si vive. L'empatia continua ad essere un senso di relazione profonda fra l'individuo e il mondo in cui vive. La relazione empatica fra il feto e la madre è un'azione di mutua interferenza, una relazione di mutua interferenza nella quale il feto è disposto a distruggere la madre pur di assicurarsi la sopravvivenza. Cosa fa stare tranquillo il feto? Il fatto che la madre non mette in atto nei suoi confronti delle azioni ostili. Quando la madre non mette in atto nei confronti del feto delle azioni ostili, il feto vive la propria esistenza interferendo molto poco nella struttura psicoemotiva della madre. Tanto più il feto vive delle tensioni che interpreta come pericolo nella pancia della madre, e maggiori sono le sensazioni che trasmette mediante la propria struttura empatica alla madre, al punto tale che la madre spesso vive situazioni conflittuali di odio nei confronti del nuovo nato, situazioni di odio che sono maggiormente avvertibili nei paesi occidentali in cui la madre, liberata almeno in parte dal lavoro e dalle molte condizioni sociali coinvolgenti, può spostare con più frequenza la propria attenzione sul feto. A tal proposito è uscito il 19 gennaio 2007 sulla Repubblica un articolo a firma di Massimo Amaniti, come cambia il cervello di una madre, ed è una lezione che Massimo Amaniti teneva in quel giorno all'Auditorium di Roma alle 15.30 nell'ambito del Festival delle Scienze. È interessante, sempre Amaniti nell'articolo, quando dice: se questo avviene nella mente delle madri, anche a livello del cervello, avvengono grandi cambiamenti durante la gravidanza, come viene raccontata nel libro The Mammy Brain, il cervello delle madri, Basic Books di Catherine Ellison. Tramite questi cambiamenti, il cervello delle madri, sotto la spinta degli ormoni, migliora le sue prestazioni, addirittura i neuroni diventano più grandi. In campo animale sono state effettuate delle prove mettendo a confronto il comportamento delle topoline che avevano avuto da poco una cucciolata
con topoline ancora vergini. Messe all'interno di un labirinto, le topoline dovevano trovare il cibo nascosto in uno dei bracci. E mentre le topoline vergini ci mettevano 7 giorni a scovarlo, le topoline madri ci mettevano soltanto 3 minuti. Occuparsi dei figli obbliga ad aguzzare l'ingegno per farli sopravvivere. Questa conclusione potrebbe ribaltare il luogo comune che avere figli ostacola la realizzazione femminile, ad esempio in campo lavorativo. Ma passiamo alle madri della specie umana. Durante la gravidanza si attiva quello che è stato definito il circuito cerebrale materno, che indubbiamente facilita la comunicazione col figlio neonato. In realtà quello che avviene durante la gravidanza è una trasformazione completa e totale di quello che è il cervello, di quello che è il cervello della madre, perché entra in sintonia con il feto. Il feto in pratica modifica la madre interagisce in maniera diretta con il feto. E questa trasformazione avviene per tutta la gravidanza, per cui chiaramente c'è una mutua inferenza fra feto e madre che a volte raggiunge dei livelli di coinvolgimento psichico che è spaventosa, e il feto ha maggiori possibilità di agire sulla struttura psicoemotiva della madre. Difficilmente si instaura una collaborazione empatica fra la madre e il feto, anche quando la madre è assicurata una gestazione tranquilla, il feto esprime nella madre le sue tensioni espansive. La collaborazione con gli altri è un esempio di empatia applicata alla vita sociale. Si tratta di mettere in moto la relazione fra soggetto e insieme di soggetti in cui il soggetto è compreso. Quando l'insieme produce una situazione favorevole allo sviluppo del soggetto, il soggetto agisce nell'insieme per svilupparlo senza entrare in conflitto con l'insieme stesso. Cioè, quando la madre assicura al feto nella pancia una buona situazione per svilupparsi, il feto non ha necessità di lavorare per distruggere la madre. Lo stesso discorso vale anche nelle relazioni empatiche all'interno della società. Cioè, quando la società produce delle situazioni favorevoli allo sviluppo degli individui, gli individui non metteranno in atto delle situazioni distruttive nei confronti della società stessa. Un esempio lo troviamo in questo esperimento, anche se il commento del giornalista contiene un errore, in quanto l'esperimento ha evidenziato delle caratteristiche, perché nell'esperimento erano coinvolte delle donne, poi lo vedremo anche in un esperimento maschile. Se fossero stati coinvolti solo uomini, gli esiti collaborativi sarebbero stati diversi. Leggo dal giornale La Repubblica del 26 luglio 2002 un articolo di Nathalie Anger. La bontà, un vero piacere, sta scritto nel cervello. Siamo nati per collaborare con gli altri. I cercatori della Emory University di Atlanta hanno disegnato con la risonanza magnetica il primo ritratto neuronale dei buoni sentimenti. Vi ricordo che siamo nel 2002, per cui la ricerca di circa 4 anni e mezzo fa. Che cosa fa bene come il cioccolato quando si scioglie in bocca o il denaro al sicuro in banca? In questi tempi di contagiosa avarizia e di sciabolate sguainate, gli scienziati hanno scoperto che il semplice e coraggioso atto di collaborare con qualcuno o di preferire la fiducia al cinismo e la generosità all'egoismo accende nel cervello un sentimento di gioia. Studiando l'attività neuronale di 36 giovani donne alle prese col dilemma del gioco Il prigioniero, gioco di laboratorio nel quale i partecipanti devono scegliere fra differenti strategie di cooperazione o di avidità per raggiungere il loro guadagno, i ricercatori hanno scoperto che quando le donne preferivano la collaborazione all'interesse personale, i loro circuiti mentali si riempivano di gioia e di piacere. I ricercatori della Emory University di Atlanta hanno utilizzato la risonanza magnetica per osservare quello che potrebbe essere definito il primo ritratto della bontà sul cervello. I segnali più forti, infatti, sono stati registrati in presenza di alleanze e mutua collaborazione e delle medesime aree cerebrali che rispondono positivamente ai dolci, a un bel viso, alla cocaina, e danno
e ad un indefinito numero di piaceri leciti ed illeciti. È confortante questa scoperta, ha dichiarato lo psichiatra autore dell'esperimento Gregory Bers. Conferma che siamo programmati per collaborare con gli altri. Lo studio, fra i primi ad impiegare la tecnologia della risonanza magnetica, dimostra che la profondità e l'ampiezza dell'altruismo umano, la volontà a rinunciare al tornaconto personale a vantaggio del bene comune, superando di gran lunga i comportamenti studiati in altre specie molto specializzate come gli scimpanzé e i delfini, a differenza dei test che dimostra quanto conti la minaccia della punizione nella cooperazione, le nuove scoperte provano che le persone collaborano perché così facendo si sentono meglio. Analizzando lo scanner delle risonanze si è notato che nelle giocatrici collaborative si attivavano due vaste aree del cervello ricche di neuroni reattivi alla dopamina, la sostanza chimica che regola la dipendenza. La prima di queste due aree è lo stato anteroventrale, nella zona centrale del cervello, sopra il midollo spinale. L'altra è la corteccia orbito frontale, proprio sopra gli occhi. L'impulso a collaborare è dunque innato negli esseri umani e rafforzato dalla piacevole sensazione cerebrale. Ma perché? Per gli antropologi fu lo spirito di squadra e la capacità a collaborare che conferirono ai nostri antenati un vantaggio incalcolabile per la sopravvivenza. Traduzione dell'articolo è di Ann Bissanti. E in realtà il discorso non è educazionale, ma è fisiologico ed è costruito esattamente nella pancia della madre. Però l'articolo ci mette in luce questo: abbiamo questa forza, questa necessità di avere delle relazioni empatiche con gli altri, al punto tale che si trae piacere dalla collaborazione che non dal conflitto. E questo è stato costruito fin dalla pancia della madre. Ed in effetti esperimenti successivi hanno evidenziato come la reazione all'interno di situazioni conflittuali del cervello maschile sia diversa. La capacità empatica agisce nell'individuo costringendole a delle scelte strategiche che vengono prese in quanto l'individuo deve rispondere al principio del piacere. In questo Epicuro aveva ragione. Il piacere, la ricerca del piacere, la rimozione del dolore psichico in particolare, è la forza che guida le nostre azioni anche al di là delle nostre scelte razionali. Il principio del piacere è una forza che indica all'individuo il momento stesso in cui c'è equilibrio fra ciò che spinge dentro di lui e il mondo che lo circonda. E qui siamo davanti alla prima forma di intuizione psichica delle relazioni con il mondo. Ma non si tratta soltanto di principio del piacere applicato alle strategie di esistenza, ma si tratta anche di bisogno di giustizia e piacere nel vedere che chi fa delle ingiustizie viene punito. Anche questo, che è stata scoperto, se non vado errato, come reazione neuronale all'interno del cingolato, all'interno del cervello, è un'altra forma di empatia nei confronti della società, cioè il piacere di vedere la punizione rispetto a chi ha fatto del male o a chi ci ha fatto dei torti. Fa parte sempre di quella situazione empatica fra noi e il mondo. Perché? Perché se veniamo ingannati, se veniamo ingannati di continuo, noi non possiamo più mantenere la relazione empatica col mondo, perché ci rinchiudiamo in noi stessi, data la paura che riceviamo nelle ritorsioni. Ma se chi ha fatto del male, cioè chi ci ha fatto del male, riceve delle punizioni o riceve delle costrizioni per ciò che lui ha fatto, chiaramente la nostra empatia e le nostre relazioni col mondo si dispiegano, perché non hanno più la paura che il male che ci viene fatto resti impunito. Per cui c'è questo piacere della vendetta dentro l'individuo, che in realtà non è altro che il soffio di temi, il soffio di diche dentro le persone. Si tratta di un insieme di forze psichiche che agiscono dentro di noi e che hanno lo scopo di mantenere l'equilibrio fra ciò che noi siamo e l'insieme in cui viviamo, affinché la nostra situazione nell'insieme favorisca il nostro sviluppo. Ed è la stessa forza psichica
che muoveva il feto nella pancia della madre. Quando questa tensione degenera, si ha attività di accettazione passiva dell'insieme. Mettere in atto strategie aggressive nell'insieme comporta una fatica soggettiva, non solo per le azioni, ma anche per far fronte alle reazioni dell'insieme stesso. Fatica che viene percepita dall'individuo come un dolore che può fermare l'azione dell'individuo soltanto se l'individuo non ha una visione psichica dell'insieme che provoca la necessità di affrontare quel dolore e la necessità di affrontare le reazioni sociali. Il principio del piacere è anche la forza che organizza l'individuo per superare il dolore che le contraddizioni della vita gli impongono. È una strategia di specie. E anche in questo noi troviamo molte ricerche che ultimamente vengono fatte, che stanno scoprendo che gli animali si divertono, stanno scoprendo che gli insetti stessi si divertono. Cioè, in realtà ciò che muove gli insetti, ciò che muove gli animali, ciò che muovono le piante è il principio del piacere, cioè è la ricerca dello star bene. Ed è la scienza sta scoprendo questo tipo di forza che esiste nella vita e che esiste nella natura. Quando il principio del piacere è anche la forza che organizza l'individuo per superare il dolore che le contraddizioni della vita gli impongono, è una strategia di specie. La variazione di uno stato sociale in essere deve comportare per il soggetto che lo provoca dolore. Il dolore costringe il soggetto alla riflessione e al bilancio su ciò che conviene e ciò che non conviene affrontare in termini di sacrificio del piacere. Ogni variazione immessa in un insieme consiste nel provocare dolore all'insieme stesso, che si riadatterà nei confronti del dolore provocato. È la stessa strategia messa in atto dal feto nella pancia della madre. Ed è la stessa strategia che gli individui poi ripetono nella società e nella vita quotidiana. Cioè, se io faccio delle azioni, queste azioni, quale profitto ne traggo? Lasciamo perdere le valutazioni della ragione. Le valutazioni della ragione spesso sono fantasie proiettate nella vita. Ma le valutazioni degli esseri, perché il gatto sta vicino agli uomini e si fa coccolare? Perché è una scelta, ed è una scelta di empatia. Ed è un bilancio, dice: io sacrifico una parte della mia libertà, però posso stare bene. Per cui fa un bilancio e fa delle scelte, ma fa sempre scelte legate a quello che è il principio del piacere. Il dolore soggettivo viene limitato quando il feto, crescendo, costruisce degli equilibri con la madre. Così gli esseri umani, in questo esperimento, provano piacere quando il loro sviluppo avviene in armonia con gli altri, quando si creano delle assonanze e degli equilibri. Il principio di piacere si esprime, ci dice questa ricerca scientifica, mediante il rilascio di dopamina in aree precise del cervello che coinvolgono l'intero stato psicoemotivo della persona. Ebbene, se quella era una ricerca del 2002, quell'articolo che vi ho letto, nel 2007, esattamente il 22 gennaio, il giornale La Repubblica, c'è Cervello, ecco dov'è l'altruismo. Dice, è un articolo abbastanza breve, l'indole all'altruista sta scritta nel cervello. L'indole altruista sta scritta nel cervello, precisamente in una regione detta solco temporale superiore posteriore, la cui attività predice la tendenza ad essere altruisti. E quanto emerge da uno studio condotto da neuroscienziati della Duke University Medical Center Durham in USA e pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience, secondo i ricercatori i comportamenti altruistici sono il risultato di complesse dinamiche personali e sociali e possono dipendere anche da fattori neurologici. Per far breccia sull'origine dei comportamenti altruistici, i ricercatori hanno coinvolto 45 volontari
volontari, misurata con questionari ad hoc la loro indole altruista, i neuroscienziati hanno chiesto loro di giocare a un videogame, in palio in caso di vittoria una donazione a un ente di beneficenza a scelta dei volontari. Questi dovevano anche limitarsi a guardare il computer giocare per la stessa giusta causa. Durante le partite fatte o solo osservate, l'attività del loro cervello è stata monitorata con la risonanza magnetica funzionale. Per cui quello che era la ricerca del 2002 è stata confermata da un'altra ricerca fatta nel 2007. Per cui noi abbiamo questa forza che abbiamo costruito proprio nella pancia della madre, che trasferiamo nella società civile. Così l'individuo affronta il dolore quando, non affrontandolo, non potrebbe continuare a sviluppare il piacere. Io vivo nel piacere sviluppandomi in accordo col mondo che mi circonda, ma quando il mondo che mi circonda costituisce limitazione al mio sviluppo, ciò provoca dolore. Se l'individuo ha una percezione della realtà che supera il dolore, allora affronta la modificazione della realtà presente. Per quanto dolorosa sia tale scelta, per superare l'ostacolo che limita il suo sviluppo, per superare il dolore che sta provando. Per fare questo l'individuo deve avere una visione del dopo o un'intuizione del dopo. Questo meccanismo della visione del dopo, la situazione di dolore, si può trasformare anche in euforia per la fine del dolore che ostacola lo sviluppo nel presente. Questa euforia può impadronirsi dell'individuo che si avvia verso l'autodistruzione pur di garantire, vero o falso che sia, un dopo al proprio presente. Per riprendere l'esempio del gioco dell'esperimento, il giocatore che cessa di collaborare con altri perché gli accordi non gli garantiscono più il progresso nel gioco o nella vita e gioca spezzando gli equilibri per continuare o nell'illusione di continuare il proprio progresso su nuovi e diversi equilibri. L'euforia di spezzare gli equilibri è fatta propria dalla stregoneria. Quell'emergere di fanete Eros dal luogo primordiale degli orfici è l'azione euforica della stregoneria, la stessa azione euforica che permette all'essere umano femminile di formare il feto e condurre la gestazione. C'è un modo di procedere nella vita che consiste nella rottura degli equilibri del presente per ricostruire gli equilibri, un diverso piano di relazione con il mondo. Questo procedere è proprio della vita e risponde all'armonia tra le forze della trasformazione che spingono ogni essere della natura e il mondo in cui tale essere agisce. La stregoneria agisce esattamente nel territorio in cui l'equilibrio si rompe e si ricompone. In quel territorio agisce Fanete, che in ogni istante spicca il suo volo nell'infinito ad ogni mutamento di ogni presente. La scienza può registrare gli equilibri fra il piacere e il dolore, la fisiologia del dolore, la sua realtà sociale e la fisiologia del piacere e la sua rappresentazione nella vita sociale. Il punto che rimane non scritto, che rimane all'interno di quella che è l'empatia sociale dell'individuo, è che il soggetto che ha forti capacità empatiche all'interno della società in cui vive, all'interno della natura o della società in cui vive, ha una grande percezione di quello che è il dolore che viene provocato negli altri da situazioni sociali. Per cui il soggetto che ha grandi capacità empatiche sente immediatamente quando l'altro sta male e ne sente la quantità di dolore che gli si riversa verso di lui. Per cui chi ha grandi capacità empatiche ha anche grandi sensibilità rispetto al mondo in cui sta vivendo e rispetto a ciò che stanno attraversando i soggetti nel mondo. E queste capacità empatica, questa grande capacità di soggettivare il dolore degli altri, le costrizioni degli altri, chiaramente gli dà anche un grande piacere quando riesce a soddisfare questo dolore o a mettersi in sintonia con gli altri o a collaborare con gli altri, cioè quando non è costretto a sentire soltanto il dolore degli altri, cioè quando quando riesce ad abbeverarsi alla fonte della trasformazione, allora riesce un attimino a fermare la percezione delle
dolore o delle necessità della società in cui vive. Ma questa capacità di percezione empatica permette alle persone di sviluppare delle vere e proprie strategie di modificazione dell'oggettività in cui vivono. E se noi ci volgiamo indietro e ci guardiamo la storia, vediamo che ogni momento presente della storia ha trovato degli individui, che si sappiano o non sappiano non ha importanza, che ne mettevano in discussione quelli che erano gli equilibri, proprio perché questi individui erano incapaci di sopportare pazientemente quello che era il dolore che dal sistema sociale si riversava verso di loro. Questa capacità di sentire il dolore degli altri, di sentire, che poi il termine, usiamo il termine dolore come esempio per capire tutte le necessità degli altri, cioè tutte le esigenze del mondo che ci circonda, è una cosa che è abbastanza comune fra le persone, e le persone sono abbastanza disarmate davanti a questa sensazione, cioè non si rendono conto che questa sensazione che le attraversa, che è una sensazione normale e naturale, va comunque disciplinata, perché nessuno deve giocare sulla tua capacità di percepire il dolore del mondo, ma anche le esigenze, le condizioni del mondo, per farti girare come una marionetta, farti girare come una trottola. Per cui la persona deve armarsi davanti a questo, anche perché se voi siete un attimo attenti, su questo meccanismo ci lavora per esempio la pubblicità. Quando la Chiesa Cattolica vuole i soldi, non vi dice idiota dammi i soldi, ma vi fa vedere il povero bambino che tende la mano, cioè in pratica cosa fa la Chiesa Cattolica quando vuole i soldi per le sue azioni criminali? Vi presentano delle immagini che fanno scattare dentro di voi le vostre emozioni e la vostra empatia nei confronti del mondo, la vostra, fra virgolette, compassione, perché va precisato il termine compassione, la vostra capacità di vivere le passioni del mondo, e vi trasforma in un oggetto da usare. Praticamente si gioca sul bisogno che hanno queste persone di soddisfare la loro tensione di percezione del dolore del mondo, per far funzionare queste persone per creare dolore nel mondo. Ed è attraverso questo meccanismo empatico, naturalmente ci lavora su questo tutta la pubblicità, ci lavorano tutti i pubblicitari che giocano sulle emozioni, del profondo, proprio per impadronirsi delle persone. Ma noi dobbiamo sapere che esiste questo meccanismo, e dobbiamo sapere che questo meccanismo è comune a tutti gli esseri della natura. Solo che mentre gli esseri della natura mettono in atto delle strategie di adattamento, delle strategie di consolidamento della propria struttura psichica, e non si fanno utilizzare, l'essere umano invece è disarmato davanti a quelle che sono delle sollecitazioni che provengono dal sistema sociale e che vengono infarcite in vario modo, tipo i canti militari, i canti patriottici, i canti religiosi, la pubblicità televisiva, la tifoseria delle squadre e tutto quello che è. Ed agiscono esattamente su questo meccanismo, cioè sul meccanismo di relazione empatica che noi abbiamo fra noi e il mondo. Allora, dico, questo meccanismo, che è uno strumento di percezione del mondo, impariamo innanzitutto a sapere che potrebbe esserci e che c'è. Secondo, sviluppiamolo mediante il crogiolo dello stregone, ma soprattutto armiamolo. Cioè, facciamo in modo che gli altri non lo possano usare per i loro fini e per i loro scopi. Diamogli un intento, diamogli un modo con cui vedere la società. Mettiamo in atto dei progetti nostri nella società. Mettiamo in atto il nostro principio di piacere. E su quel principio di piacere facciamo funzionare la nostra empatia con il mondo. È importantissimo questo, che si tratta di prendere in mano quello che è la nostra capacità psichica, ed è una capacità una capacità extrasensoriale fra le più importanti che ci siano.
vedremo come molte delle altre, parleremo anche della comunicazione empatica, no? Nella prossima trasmissione, ma parleremo anche di altre cose, parleremo del cervello nello stomaco, parleremo le basi dell'empatia, l'esperienza mistica, parleremo del rumore di fondo, parleremo della prescienza, del colpo di genio, tutte capacità psichiche che passano attraverso l'organizzazione delle emozioni dell'individuo e attraverso un sistema che la filosofia ha già scoperto, cioè l'accumulo di tensioni emotive per far scattare la modificazione fisiologica, vegetativa, del soggetto che ha accumulato tensioni emotive. Cioè in pratica l'accumulo di tensioni emotive fa scoppiare nel soggetto un salto qualitativo, cioè una modificazione dell'individuo che salta in avanti. Riuscire a capire che noi abbiamo questi meccanismi e come questi meccanismi si sviluppano è importante per prendere il controllo di noi stessi, anche perché spesso cosa succede? Come vi ho parlato nella trasmissione precedente, relativa alla formazione della percezione del mondo, no? Empatia, tatto, vista. Quando c'è un accumulo di tensioni emotive, di tensioni che non si esprimono attraverso l'empatia, spesso si esprimono sulla vista. Cioè in pratica l'accumulo di tensioni emotive si trasferisce sulla vista, cioè usa quel meccanismo psichico che ci costruisce le allucinazioni. Pertanto, riuscire a capire che dobbiamo sfogare le nostre emozioni, costringere a disciplinare la nostra situazione, capacità empatica di percepire il mondo, ci permette anche di non farci ingannare sulla vista, di non farci ingannare sul tatto. Pertanto noi abbiamo una predisposizione nei confronti del mondo. Però attenzione, il mondo in cui siamo, le società, specialmente le società civili, tendono a trasformare l'individuo in un oggetto di possesso, in un oggetto posseduto. E agiscono esattamente sulla nostra capacità empatica di percezione e di soggettivare il mondo. Pertanto facciamo un'analisi di ciò che noi sentiamo nei confronti del mondo degli altri, perché solo questa analisi ci permette di disciplinare quella che è la nostra capacità di vedere il mondo. Bene, dai, sono riuscito a fare la trasmissione. 049 700 700 e 049 700 838. Allora, dicevo, il discorso del principio di piacere, che è proprio... Pronto? Ciao Ivano. Ciao. Ciao. Niente, ti do un saluto e ti ho ascoltato come sempre. Bene. E come sempre questo che ti dico, ormai è un disco, ti dico bravo. Ok. E cerco di capire anche se certe, diciamo, interazioni non riesco. Da quanto tempo è che tu ascolti le trasmissioni? Diciamo di continuo, sì, 4-5 anni. Cioè, di continuo, diciamo, spezzettà, diciamo, mancava dopo 3-4 mesi, nel mezzo. Ma tu hai sentito trasmissioni sul Crogiolo dello Stregone? Sì, sì, okay. Sul Crogiolo dello Stregone, sì. Beh, sì, comunque, se anni di ascolto. Diciamo, se non sei proprio 4-5 anni, se 3 anni di sicuro di fia adesso qua. Ho capito. Dopo... non so dirti più in drio che tu capisci, comunque mi so che all'inizio della vostra trasmissione, che zero quando che vi cominciare, insomma. Che sì, quando avevamo cominciato? Sì, che zero. Cioè che quando che vi cominciare 10 anni fa. 10 anni fa. Adesso naturalmente la memoria se quel che ha sé, adesso non mi ricordo, comunque sì, sì, ho seguito le vostre peripezie, insomma, se vogliamo chiamarle.
Comunque sono un bel cammino, cioè, avvincente proprio. Abbiamo fatto sì un bel cammino. Ma è proprio una traduzione che ti fatti questa? Sì, queste queste sono scritte da me. Madonna. Questi sono scritti da me e sono tutti in internet. Te mangi fasù in testa. Non so chi mangi i fagioli in testa, io cerco di fare del mio meglio. Sì, no, ma voglio dirti veramente, non sei una sbirinata, ma sei proprio veramente che mi sto ascoltando con passione proprio, veramente, e cerco da capire anche se non derivo in certi punti, però ti ascolto con passione, insomma. Va bene. Va bene. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Per quanto riguarda il principio del piacere, te lo ripeto, viene scoperto all'interno di tutta la natura, ritmo e rime. Per esempio, il canarino, simbolo delle capacità canore degli animali, si è scoperto che tra l'altro i canarini imitano alla perfezione il canto degli altri uccelli, modulandone ogni sfumatura. In pratica si è scoperto che tutti gli animali in natura, ma lo stesso ragno, no? Io ho un articolo che può anche colpire, se vogliamo, per la sua semplicità. In pratica si è scoperto che i ragni si innamorano. Cioè, noi normalmente siamo portati, siamo educati, diciamo così, dai cristiani a pensare alla brutalità animale. Invece di brutalità dobbiamo parlare solo della brutalità dei cristiani. I ragni in amore, come Romeo e Giulietta. Secondo lo studioso del CNR spagnolo Jordi Moya, i ragni maschi si comportano in amore come Romeo e con Giulietta, perché si arrampicano fino alla femmina, di solito più grande. I ragni inoltre preferiscono compagne vergini piccole e grassotelle, in quanto sessualmente più ricettive. Vediamo un attimo. Pronto? Dimmi. Sta attento, ieri sera hai fatto vedere a proposito dell'aggressività animale, no? Il coccodrillo è un animale, diciamo, visto dal 99% della considerato gente, aggressivo, sì. aggressivo, una cosa allucinante. Beh, che se un tipo in Australia, in Canada, in Messico, sì? Non so, che è veramente lo tira, se lo tira le quadre, che salta sola, che mette la testa in bocca, perché che cura una ferita, no? Da una paiota, oppure una fusiata, o una lama, non so. Lo ha curata, quando che lo ha curato, dopo che trio ti vedi che versa la bocca, che cioè proprio che viene sola, cioè che passa sotto, può fare quello che vuoi, ha una bocca che è 80 cm di lunghezza. Sì. Pazzesco, veramente, se mai visto una roba del genere. È riuscito a costruire un rapporto al di là della specie. Sì, no? Ma visto che non è vero ora che se delle specie che se dimentica, diciamo, no, no. Che resiste solo al suo istinto, diciamo, più, no, vedrai, più primitivo. Vedrai, no, che quando parleremo, della memoria, le cose sono molto più profonde. La corteccia cerebrale interviene solo in secondo ordine. In pratica tutta la memoria che noi abbiamo, esatto, è una cosa molto più profonda nel cervello. Comunque ne parleremo. E anche gli insetti sono una bea tesi. E anche gli insetti, perché... e anche gli insetti che si divertono. Esatto, sì. Esatto. Perché i piqui però sono altri, noi classifichiamo, però insetti è un mondo. Certo. Che fa parte del nostro mondo, come tutti, insomma, ecco. Sì, ma guarda, io c'ho qui davanti l'iguana, sono animali a sangue freddo, ma per raggiungere un buon boccone sono disposti a lasciare l'angolo riscaldato del terrario anche se hanno appena finito la cena, non sentono più fame. Gatto, fusa, cioè, stanno uscendo articoli a manetta, capito? Si sta scoprendo che il mondo animale è uguale a quello umano. Devo buttare giù, okay. Per adesso. Ciao, ciao Claudio, ciao, ciao, grazie. Ciao. Allora, io ho finito la trasmissione, chiaramente adesso lascio i microfoni a Stefano e ci risentiamo a giovedì prossimo. Giovedì prossimo ci sono buone possibilità
che io sia da solo in trasmissione, per cui se sarò da solo in trasmissione, come prevedo, farò articoli della percezione del crogiolo dello stregone, a meno che non abbia qualche argomento importante, sia nella prima che nella seconda trasmissione, per cui porterò avanti questo discorso, a meno che non decida di cambiare, ma se cambierò con pezzi che ho già messo, in internet e che sono già stati caricati. Bene, vi do appuntamento allora giovedì prossimo. Vi ricordo che sabato 10 febbraio c'è la conferenza di Laura Rangoni a Saonara relativa alla magia dei Celti, e niente, vi darò le coordinate prossima trasmissione, che non ce l'ho qui. La magia dei Celti e la conferenza è sponsorizzata dal comune e dall'associazione Mattaciancia, pertanto è una cosa in ogni caso interessante. Tutto il resto, vi ricordo che il 24 febbraio invece c'è il rito del giorno della memoria pagano, per ricordare tutti quelli che sono stati massacrati dai cristiani e per ricordare gli eroi che ci hanno portato fuori dall'orrore cristiano. Bene, ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Vado immediatamente con la pubblicità. Vediamo un attimo se riesco a prenderla. Eccolo qua. Ciao a tutti.